Ciao a tutte ragazze, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo vlog. So che li amate, io adoro filmarli. Buon lunedì! Oggi è lunedì, in realtà posterò questo vlog il giorno stesso, quindi buon inizio settimana. Spero che possa essere una settimana tranquilla. So che per molti non è così, lunedì non è per niente tranquillo, però vi auguro insomma che possa essere una settimana serena, comunque che possa accadere qualcosa di positivo. Predisponiamoci così, perché poi gli avvenimenti negativi non mancano mai, quindi se già ci predisponiamo negativamente non è che aiuta più di tanto. Allora, oggi cosa faccio? Vado a fare la tinta ai capelli, ho un po' di ricrescita, non faccio la tinta da circa 5 settimane. In verità avevo postato un reel su Instagram quando applicavo Flower Tint, ma come sapete quei contenuti, essendo in partnership, insomma in collaborazione, vanno filmati settimane prima e di solito poi te li fanno pubblicare dopo 10 giorni, 2 settimane. Quindi in realtà da quando ho fatto la tinta sono passate 5 settimane, infatti ho un po' di ricrescita. Non è eccessiva, calcolate che io faccio solo le radici e sulle lunghezze un riflessante, che però non faccio sempre, di solito solo le radici, e faccio un colore molto simile al mio. Naturalmente io sono un castano scuro e faccio un nero solo perché prende meglio, copre meglio i capelli bianchi, perché è un tono o due superiore al mio, quindi sì, c'è, no, castano scuro, sono castano scuro, bruno e nero, diciamo faccio qualche tono in più, però di solito quando poi inizia ad andare via diventa molto simile al mio colore naturale, non c'è questo grande stacco perché sono mora, sono scura di natura. E niente, quindi oggi faccio la tinta, ma non vi mostrerò tutto il procedimento perché ve l'ho fatto vedere un sacco di volte come la faccio, semplicemente vi faccio vedere, poi chiacchieriamo dopo il risultato finale. Ecco, oggi voglio farvi vedere una cosa interessante. Ho acquistato una piastra cordless. Da un sacco di tempo che volevo acquistare una mini piastra da portare con me in giro per i ritocchi, perché a volte sapete cosa mi capita? Ho appena lavato i capelli, li ho appena messi in piega, entro in auto, mi guardo nello specchietto e dico, cioè, già sono crespi, oppure già ho perso la piega, già mi vedo tutta sconvolta, vorrei qualcosa per ritoccarli. So, e spero di non sbagliarmi, di non darvi informazioni insomma errate, che la prima piastra cordless l'ha lanciata GHD, ma non l'ho mai acquistata, e ho acquistato adesso un dupe molto carino, di un colore bellissimo, che in realtà ho già provato ieri per vedere un po' le performance, se potessi consigliarvela, ed è troppo carina, piccola, cordless, la ricarica dura circa mezz'ora, ma per un ritocco non mi serve mezz'ora, in realtà neanche per la piega completa io ci metto mezz'ora, ed è molto carina. Secondo me avere una piastra cordless da portare con sé in borsa o quando si viaggia, quindi che non abbia bisogno della presa di corrente, ecco, per ritoccarsi al volo può essere una cosa carina, molto utile. Questo è un prezzo ragionevole, dopo ve la faccio vedere, perché vi ripeto, a volte anche se ho appena fatto la piega esco, mi guardo in auto, dico, già ho la nuvola di crespo, già non ho più il boccolo davanti, io i capelli appena lavati non mi reggono la piega, ve l'ho sempre detto, non me la reggono. Oggi ho messo un gloss per vedermi un po' più viva e ho messo questo di Catrice, il Maxi Tap Lip Booster Extreme Glow Boost, è un plumper, lip plumper, che mi sta piacendo tanto perché a differenza di altri lip plumper non brucia, è al mentolo, quindi no, sentite una sensazione di freschezza, non brucia, ed ha anche questo velo di colore che in realtà resta anche quando va via, perché è un lip plumper particolare che tinge le labbra quando va via. Molti prodotti li stanno facendo così e secondo me è molto utile, perché spesso magari mettiamo un prodotto però poi quando va via le labbra sono al naturale, che non c'è niente di male, mentre magari vorremmo che fossero un po' tinte, un po' colorate, no? Risparmia tempo, facci fare risparmiare tempo. Come tinta oggi, no, non so se ve l'ho detto perché mi scordo anche le cose dette 6 secondi prima, utilizzerò sempre Flower Tint. Questo video non è sponsorizzato, quando è sponsorizzato vi ripeto c'è scritto AD, è il prodotto che uso, che sia sponsorizzato o meno, come sapete. E niente, quindi adesso vado ad applicarla e poi vi porto con me nel corso della giornata. Oggi mi dovrebbero arrivare dei pacchi con delle novità, ma come sapete non sono così fortunata, nel senso che di solito mi dicono che un qualcosa è in consegna, poi non è veramente in consegna, sarà in consegna? Indovinate! Vi faccio vedere il mio prima, c'è qualche capello bianco, non tantissimi però ci sono. Quando sei con la tinta in testa ti chiedi se tu sia mai stata più bella di così. Volevo dirvi anche un'altra cosa, ma sicuramente la saprete già: quando cade il colore sul viso vi consiglio di rimuoverlo con l'acqua micellare, come vedete l'ho appena usata, infatti ha residui di colore su, e se vi casca sul viso o sul corpo batuffolo con acqua micellare e vi aiuta a rimuovere la macchia, ed è anche meno aggressiva del classico profumo che viene consigliato, della cenere, e io non fumo, dove la prendo la cenere, e il profumo mi irrita la pelle, con l'acqua micellare
vi aiuta, cioè l'acqua micellare vi aiuta tanto. Ok ragazzi, non so cosa sia peggio, l'immagine prima col colore in posa o adesso che l'ho tolto e ho la maschera in posa. Con il risciacquato è stato molto semplice, con questa colorazione non va fatto lo shampoo ma è autoemulsionante. Sto facendo una maschera, questa di Garnier, Hydra Bomb Skin Active, maschera in tessuto, super idratante e rimpolpante. Allora, queste maschere, ve ne ho parlato più volte, nonostante non siano molto care, ma anzi hanno un prezzo secondo me ottimo, me le trovate sia su Amazon che da Acqua e Sapone e sicuramente anche in altri punti vendita, spero di essere a fuoco, anzi sarebbe meglio di no. Devo dire che sono fra le maschere in tessuto più piene di siero. Qui c'è scritto infusa con l'equivalente di un flacone di siero e devo dire che la verità, molte maschere in tessuto sono già secche in partenza, non lasciano la pelle abbastanza idratata, qui c'è talmente siero che di solito metto un elastico sopra e poi vado ad applicare il siero anche nei giorni successivi oppure lo applico sul corpo come crema idratante. Lasciano la pelle super morbida e vedete che gronda proprio siero, cioè ce n'è talmente tanto che sono fra le maschere in tessuto migliori che abbia provato. Anche come effetto, per esempio se avete un evento pre-makeup, se avete un matrimonio oppure un giorno che vi sentite particolarmente stanchi e volete coccolarvi, volete un effetto evidente, sicuramente la pelle la vedete più idratata, questo è sicuro, e anche diciamo più rimpolpata. Vi straconsiglio queste maschere, le trovate, vi ripeto, un po' ovunque, anche al supermercato una volta le ho viste, e questa è l'acido ialuronico e melograno. Ho tolto la maschera dopo 20 minuti e guardate ancora quanto siero c'è, cioè non so se vi rendete conto, quindi potete usarla anche su tutto il corpo, cioè per idratarvi le gambe, le braccia, cioè le altre maschere si seccano dopo il tempo di posa, guardate, comunque abbastanza, cioè ce n'è talmente tanto di siero che potete utilizzarlo ovunque. Vi faccio vedere il risultato post tinta, queste sono le mie radici perfettamente coperte. Ragazzi, mi sto truccando, non so se posso dire di essere multitasking, ma sto per filmare un nuovo reel per Instagram. Se non mi seguite su Instagram mi trovate come Marta_Cerreto. E nel frattempo appunto sto facendo un trucco leggero perché il video di oggi sarà sui balsami labbra di Essence, la collezione Disney. Se non erro si chiama Mickey and Friends, e quindi non voglio fare un trucco pesante perché insomma è sui balsami labbra, quindi voglio tenere il focus sulle labbra. A questo punto vado ad applicare questo blush e questo illuminante della palette Chic Affair numero 010 di Catrice. Questa palette ve l'ho fatta già vedere appunto su Instagram, ma voglio farvela vedere anche qui in azione ed è molto carina. Vi faccio vedere una cosa. Allora, se vi piace un effetto così, potete ottenerlo simile con questa palette. Ovviamente non è lo stesso tipo di effetto, non è lo stesso tipo di risultato, però se volete un blush rosato e che scriva subito, guardate che pigmentazione ha, scriva, che sia super pigmentato subito, guardate. Devo dire che ultimamente sto scovando fra le novità tanti prodotti davvero buoni che non hanno niente da invidiare ai prodotti più costosi. Anzi, è talmente pigmentato questo blush che poi devo andare a sfumarlo con un pennello grande. Questo è di Mesau dell'F01. Si legge a stento il numero. Devo anche sistemarmi i capelli, anzi lo facciamo ovviamente insieme. Ecco qui, vado poi con l'illuminante sempre da questa palettina, che è molto molto bello, con il pennello F02 di Mesauda. Guardate che bello anche l'illuminante, cioè sono pigmentatissimi questi prodotti. Vado a mettere un po' di questa, è la Viper Lip Mask, la provo oggi per la prima volta con voi. Ecco. Il profumo è buonissimo. Ovviamente non so dirvi tanto altro se funziona o meno, staremo a vedere. E mentre faccio la piega magari lascio in posa questa Viper Lip Mask, poi la rimuovo perché devo fare appunto il video per Instagram. Per quanto riguarda il mascara che ho utilizzato oggi, ho utilizzato un duo, il mascara One Coat Wow di Huda Beauty, ma prima ho messo questo. Prima ho messo questo che è quasi finito per pettinare le ciglia, e lo Sky Eye Black. E poi ho utilizzato il mascara One Coat Wow. Adesso mi sistemo i capelli. Dato che voglio farvi vedere come ritoccare i capelli con la piastra senza fili, vado semplicemente con lo Shark Flex Style, prima con la spazzola, questa per i lisci, a togliere un po' di crespo alla radice, e poi con i coni velocemente a fare un po' di boccoli soltanto sotto.
Ok ragazzi, ho fatto una piega in tipo 5 minuti, infatti guardate com'è. Immagina che tu hai avuto solo 5 minuti per mettere i capelli in piega o li hai fatti lisci, vorresti cambiare. Ok, è in questi casi che ci viene in soccorso questa mini piastra che ho preso su Amazon e vi lascerò ovviamente il link, vi faccio vedere cosa c'è all'interno della box. C'è un pettine, il cavo di ricarica, una pinza, non so come chiamarla. Ovviamente la piastra, che guardate quanto è carina, cioè, ok, guardate che bel colore, stupenda e anche molto piccolina e compatta. E ovviamente una pochettina per riporla. Voglio farvi vedere anche la differenza nelle dimensioni, questa è una GHD normale e questa è la piastra portatile, ecco, senza fili. Vi faccio vedere, la accendiamo, vedete che ha varie temperature che potete impostare. Ovviamente imposto la massima temperatura e devo dire che si riscalda anche piuttosto in fretta. Si ricarica col classico cavetto, quello del cellulare. Io per esempio la lascerei proprio in auto per togliere il crespo, perché è una cosa che mi accade spesso e volentieri. Faccio la piega poiché non sto attenta, nel senso che non è che sto attenta a prendere tutte le ciocche, a prendere dalla radice, insomma, mi serve proprio andare ad eliminare il crespo e riesco a farlo con questa perché poi è piccola, però le piastre in sé non sono proprio così minuscole, non è una mini piastra, mini 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 mini. Oppure che ne so, vogliamo ritoccare il ciuffo davanti perché spero di essere come sempre a fuoco, perché magari con il passare dei minuti o delle ore, insomma, il ciuffo ci ha un po' abbandonati. Ed ecco qui, possiamo ritoccare. Devo fare anche una prova con le borse che ho, perché ovviamente in una tote bag sicuramente ci sta dentro. Guardate che poi è rosa e rose gold qui, è troppo carina. C'era anche in bianco e in nero, ma ho voluto prenderla in rosa, sempre perché ho un'anima molto da bambina, ecco. E secondo me è troppo carina per i ritocchi da utilizzare in auto. Fatemi sapere se vi è utile questo consiglio, perché io mi sono innamorata di quella di GHD già appena l'hanno lanciata, però onestamente non essendo un prodotto che uso tutti i giorni, non è che tutti i giorni devo ritoccarmi la piega, ho detto preferisco prendere un qualcosa di un po' più economico, perché si sa che dopo tempo, insomma, sul web, insomma, in giro si trovano dei dupes e quindi ho voluto prenderla e secondo me è troppo carina per ritoccare al volo. Troppo, guardate che belle onde riesce a fare. Ovviamente vi lascio il link nel box informazioni. Una volta che la spegniamo possiamo richiuderla, riporla all'interno di questo astuccio. E vediamo un po' le dimensioni in cui entra. Questa è una borsa comunque sia piccolina e vediamo se all'interno posso metterla. E sì, e anche qui entra, quindi entra anche nelle borse piccole, sicuramente non in una micro pochette. Magari non riuscite a riporla in una micro pochette, però riuscite a riporla in una borsa piccolina come queste due, oppure una borsa insomma di dimensioni normali o una tote bag. L'amo. I due balsami labbra che applicherò oggi sono questi due di Mickey and Friends, ricordavo bene, con il 10% di olio di mandorle. Uno è il numero 01 e uno è il numero 02. Ve li faccio vedere. No, vabbè, adesso li applico e poi vi metto ovviamente il rilla a fianco. Hanno un profumo dolcissimo di frutta, credo. Ho tirato sui capelli perché sapete così mi regge di più la piega e ho applicato appena questo Fruity Lip Balm di Essence della collezione appunto Mickey and Friends. Questo è il mio preferito, posso dirvelo, è del numero 02 Red Berries Vibe. Bellissimo! Hanno un profumo buonissimo, anche questo è molto bello, più naturale come effetto, ma devo dire che sono davvero molto molto carini. Adesso ho messo anche la maglietta per l'occasione. Niente casuale, avrei potuto stirarla, ma è un optional. Questa l'ho presa da Primark e adesso mi metto subito all'editing. Voglio farvi vedere con la luce naturale l'effetto di questo blush illuminante insieme. Stupendo! Che dire, l'altro giorno mi è venuta voglia di caffè al caramello, quindi sono andata su Amazon e ho preso questo. Caffè al caramello, premere, tirare fuori, 18 cialde, è compostabile. Adesso lo proviamo insieme, vediamo com'è. Questo caffè al caramello, vediamo com'è il profumo. Profumo molto buono. Io ho la Frog, quindi lo metterò dentro.
E ci facciamo, non ho voglia di un cappuccino, non pensavo di poterlo dire mai che non ho voglia di un cappuccino, che tra l'altro mi piace anche questa luce, come vedete dal riflesso, lo vedete, ho preso una mini ring light per il cellulare, guardate che differenza, vedete, la metto qui. Solito le ring light per il cellulare non sono un granché, ma questa devo dire mi piace molto, cioè una differenza incredibile. Sempre con la mia pumpkin roba com'è. Vado sempre a macchiarlo con questo che è barista 100% vegetale. Questo è ottimo soprattutto se volete fare il cappuccino, ma anche se non volete fare il cappuccino per macchiare il caffè. Oh, finalmente una luce decente! Che bello, mi piace troppo. Faccio vedere di nuovo la differenza. Qui è senza. Così con. Mettiamola meglio. Sì, perché in cucina non è che io abbia una buona luce. Con la mia pumpkin cup. Devo dire che il caramello si sente, ovviamente non è un caramello dolcissimo, che dovreste aggiungere lo sciroppo, insomma. Però mi piace tanto il caffè, come ho detto, riesco a berlo ormai soltanto macchiato, non riesco a berlo più espresso normale da parecchio, devo dire da forse un anno. Quindi o mi piace il cappuccino o molto macchiato, perché altrimenti mi viene il bruciore di stomaco. Ragazzi, comunque io penso di tagliare il vlog qui perché sto filmando da stamattina e non voglio poi che diventi troppo troppo lungo, anche se so che vi piacciono i video lunghi. Se vi è tenuto compagnia, se vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su. Se ne volete altri, fatemelo sapere. Ho visto che la tipologia di video che vi piace di più dal watch time è proprio il vlog, quindi sono molto felice di questo, grazie, perché io adoro chiacchierare con voi ed è la cosa più naturale e spontanea che io possa fare, filmare i vlog per voi. Fra l'altro sto vedendo anche che il colore è venuto super luminoso, ragazzi. Cioè, grazie mille per aver guardato il video. Finisco il caffè. Mi metto sia all'editing che devo filmare dei contenuti sponsorizzati e un bacio e al prossimo.